Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di un episodio che è successo qualche giorno fa e che secondo me può essere uno spunto interessante per parlare di una differenza sostanziale tra allestimento e versione. Può sembrare una cosa banale, ma non lo è affatto. Pochi giorni fa appunto un amico mi chiama e mi dice: ho comprato una Clio RS, io tutto gasato gli dico: fammela vedere subito, mi piace molto come vettura, quindi dico: fammela vedere subito, voglio provarla, voglio guidarla, anche perché sul test drive, l'abbiamo fatto ormai circa 2 anni fa, quindi avrei voglia anche di rispolverare un po' quelle sensazioni. Ebbene, si presenta da me con una Clio RS Line, però, quindi con un allestimento completamente diverso. Non è assolutamente la versione sportiva, ma al di là di questo fraintendimento, che è stato solo un semplice fraintendimento su cui abbiamo riso mezz'ora, secondo me può avere senso, dopo la sigla, andare a parlare un po' di questo argomento più nello specifico. Prima di cominciare vi ricordo che sul nostro sito le informazioni sugli allestimenti, le versioni o i modelli sono ben identificabili, molto chiare e soprattutto è molto semplice navigarle tramite il nostro configuratore, il quale vi permetterà di avere una panoramica completa di tutte le vetture in vendita in Italia, ma soprattutto di avere tutte le informazioni necessarie per acquistare al meglio la vostra prossima auto. Quindi qua su, sul link in alto a destra, oppure qua sotto in descrizione vi lascio lo stesso link, così lo potete vedere e cliccare in qualsiasi momento della riproduzione. Partiamo subito parlando degli allestimenti. Cosa sono gli allestimenti? Ebbene, sono un po' tutte quelle caratterizzazioni estetiche o di contenuto, che possono essere magari tecnologiche piuttosto che ancora meccaniche, che vanno a identificare e a dettare un po' la peculiarità appunto di una determinata versione rispetto ad altre. Nello specifico possiamo parlare, giusto per prendere la vettura più venduta in Italia, della Fiat. Abbiamo la Fiat Panda Pop, Lounge, piuttosto che la Easy, insomma ci sono tanti allestimenti diversi e possiamo andare dalla Pop, che è quella più base, l'entry level, fino alla Lounge, che è quella più ricca in termini di dotazioni. Nello specifico gli allestimenti possono distinguersi per la presenza di cerchi in lega, che possono avere o un disegno specifico oppure una misura specifica, o ancora semplicemente la presenza di cerchi in lega rispetto a cerchi in acciaio, piuttosto che vetture che hanno magari vetri oscurati piuttosto che vetri trasparenti, insomma, oppure ancora, questa è un'altra cosa importante, sempre parlando di vetture e di allestimenti sportivi, paraurti con un'altra forma proprio rispetto ad altri allestimenti. Questo permette di caratterizzarle esteticamente e di dare ad un modello una faccia anche completamente diversa rispetto ad altri allestimenti. Invece per quel che riguarda un modello o una versione le differenze sono molto più profonde, tra cui ad esempio la presenza di un motore dedicato a quel modello specifico che non troviamo sul resto della gamma. Vediamo ad esempio la Clio appunto RS, giusto per citare l'esempio iniziale. Clio RS ha un motore 1.6 turbo benzina, 220 cavalli, in quel caso una motorizzazione che sulle altre versioni di Clio non è presente. Abbiamo un assetto dedicato, un assetto di una qualità, diciamo così, qualità superiore, comunque più pensato per un utilizzo sportivo. Oppure ancora possiamo avere un magari un differenziale meccanico, ad esempio su vetture sportive, piuttosto che sospensione ad aria su altre tipologie di vetture, insomma delle modifiche molto più importanti, molto più profonde, che caratterizzano un modello rispetto ad un altro. Negli ultimi anni c'è stato un trend da parte delle case automobilistiche di chiamare gli allestimenti come alcune versioni, richiamandone un po' le caratteristiche soprattutto sportive. Nello specifico andiamo a prendere ad esempio Hyundai N, ad esempio i 30N, qui troviamo i 30N Line, piuttosto che ancora la Ford Focus ST o in generale Ford ST, troviamo ST Line, Mercedes AMG AMG Line, piuttosto che GT Line per Peugeot e per Kia, insomma sono tutti un po' su questa falsa riga, sempre riprendendo ancora Renault RS, RS Line. Ci sono tantissimi costruttori che l'hanno fatto, qui subentra chiaramente la scelta di marketing di richiamare il modello evocativo, no? Quindi di evocarlo, anzi in realtà proprio tramite l'utilizzo di queste sigle. Però dall'altro punto di vista il cliente potrebbe trovarsi un po' confuso, no? Quindi non capire bene che cosa sta acquistando, se una versione oppure un allestimento, e le differenze, come abbiamo detto poco fa, sono importantissime, sono sostanziali. Per quel che riguarda l'allestimento, le differenze possono essere estetiche, come dicevamo, ma possono esserci, soprattutto per gli allestimenti sportivi, delle modifiche di assetto. In particolare troviamo magari un assetto ribassato di 10-15 mm tendenzialmente, che porta ad avere minore rollio e quindi un migliore comportamento in curva, oppure ancora un diverso impianto frenante o la presenza al posteriore magari di cerchi di dischi, al posto dei tamburi. Questo permette di dissipare in maniera più facile il calore, quindi non avere tanto una migliore potenza frenante, ma avere una
più bella estetica, una bella vettura al retrotreno e soprattutto di poter dissipare il calore magari nell'utilizzo un po' più intenso. Non che quell'auto possa essere magari utilizzata così in pista senza alcuna modifica, una vettura di serie, ma comunque in realtà poi in alcuni casi può essere estremamente utile avere al posteriore un freno che si raffredda in maniera molto più efficace. E poi ancora troviamo ad esempio dei freni che possono essere anche di dimensioni maggiori, quindi ci sono alcune differenze, ok, che potrebbero anche essere fatte successivamente da un acquirente, qui vengono fatte in fabbrica ovviamente e proposte al cliente con una maggiorazione di prezzo. Al contrario, le versioni e i modelli sportivi sono tutto un altro pianeta. Qui abbiamo magari dei motori che vengono dedicati a quel modello, o ancora possiamo trovare delle caratteristiche di erogazione della potenza che vanno profondamente a cambiare il carattere dello stesso motore, anche magari già utilizzato su un altro modello, sempre della gamma di quel produttore, ma profondamente diverso. E qui in alcuni casi si può anche andare a vedere quali sono le differenze, magari per quel che riguarda l'impianto di aspirazione, piuttosto che ancora il profilo delle camme, che può essere un po' più aggressivo o meno aggressivo, può essere pensata la centralina con la sua mappatura per erogare potenza più in alto, magari più coppie in basso, insomma ci sono tanti modi di andare a lavorare su un motore e qui appunto subentrano delle modifiche già molto più profonde. Possono esserci anche delle modifiche ai differenziali, piuttosto che abbiamo visto ad esempio sulla Focus RS, sulla BMW M5, la possibilità di utilizzare un drift mode, o ancora sulla Mercedes classe A 45S, in quel caso la possibilità quindi di utilizzare una vettura a trazione integrale ma come se fosse un posteriore tramite dei differenziali specifici. Insomma, le differenze sono sostanziali e lì si va a vedere proprio qual è la differenza anche in termini di costo, e soprattutto su strada si sente che la vettura è completamente un'altra cosa rispetto a un semplice allestimento. Si capisce effettivamente dove sono finiti magari quei anche 10.000 euro che ci sono di differenza tra un allestimento sportivo e una versione sportiva. Insomma, spero che questo video vi abbia aiutato a capire qualcosa di più su questo argomento, un po' diverso, più leggero magari rispetto al solito, ma comunque poteva essere interessante affrontarlo proprio con voi qua sul nostro canale. Qui sotto trovate il box dei commenti, fatemi sapere la vostra, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!